Ragazzi, qui del 38, come va? Oggi sto caricando un sacco di video oggi. Oggi sì, oggi sono attivo, bello carico, bello pronto, tante cose, per vari motivi, tanti vari motivi. Uno di quei, beh, non tanti, qualcuno, però la più importante è uno, periodo di festa per me in generale, per qualche giorno, quindi eureka, niente, per fortuna un po' di pausa ci voleva. Poi, vabbè, il tempo fa schifo, quindi oltretutto sto in casa e i miei, meno male, stanno tranquilli, niente esaurimento, niente stress, niente contatto, vabbè, senza richiami e cose varie, disturbi, generico. E, cosa molto bella, oggi è una giornata poi libera solo per me e infatti mi sono dedicato a fare un po' di video che li sto caricando praticamente oggi, così per domani, dopodomani non faccio nulla. In questi giorni, per un semplice motivo, io faccio questi video per sfogo, lo sapete, per distrazione, ma soprattutto dipende il numero. Se ne ho fatti un bel po', ci sono dei giorni che poi non faccio un bel niente, aspetto che passa qualche giorno, ma soprattutto perché non farò nessun video in questi giorni. Già uno perché avrò per ospiti e forse di nuovo gli operai, quindi connessione fa schifo. Poi che cosa ho caricato oggi? Infatti sta in fase di elaborazione, quindi questo vlog video uscirà prima di tutti gli altri video che mo vedrete. Ve lo dico in ordine cronologico. Il primo che vedrete sarà il gioco dedicato, aspettate che io mi sfuggono i nomi perché io faccio schifo con i nomi, è Rickfest, non so come pronunciarlo, è il gioco di macchine da corsa della Hagbear Bear, ok? Dell'Hagbear, che fa molti giochi appunto di macchine. Se non sbaglio, anche qualcuno di Need for Speed, se non erro, non mi ricordo. Comunque, casa anche sviluppatrice che ha fatto Flat Out. Infatti, il gioco in questione è poi di Flat Out. L'unica cosa che non si chiama così perché è un derby, anzi, Demolition Derby, che è dedicato assolutamente allo stile sportivo, come si chiama la modalità di guide che al rally, stavo cercando la pronuncia corretta, rally, quelle macchine che corrono nelle piste e cose, però tutto organizzato, che nel video che mo caricherà non riesco a dire né Demolition Derby, che dico solo derby, che è sbagliato in un certo senso, e non riesco a dire rally, infatti sono cretino. Detto questo, vedrete sta dinamica di gioco che duricchia qualche partita o fa, è simpatico, ve lo consiglio, chi adora i sport, anche queste cose, io ve lo dissi, portavo video a tema videogiochi a tema sport, e questo è uno, poi ci sarà un altro che poi lo scoprirete. Secondo video, Primal Carnage Extinction è ritornato un capitolo che portavo tanto tempo fa, infatti li metto tutti nella descrizione, ho messo tutte queste cose, quindi lo leggete, e l'ho portato tanto tempo fa, pure con amici giocavo, quindi però ora c'è stato un aggiornamento, diciamo abbastanza intenso a quello che ho visto, ma ho voluto fare un gameplay, ma è stato un po' deludente in un certo senso, però hanno fatto il single player, però è un survival che è un tipo a orde, del tipo che tu devi ammazzare i dinosauri che vengono contro di te, niente di eclatante, niente di esagerato, pensavo una campagna, qualcosa, niente. Hanno messo nuove mappe, ho visto tre mappe nuove, ho visto qualche skin extra, ma tutto sommato una setting, una sistemazione della dinamica, non di gioco, ma diciamo di come si rappresenta, come si mostra tramite menu e cose varie, o dei miglioramenti, ma non niente di eccezionale per il momento. Però quello che ho capito è che vuole continuare a aggiornare, lasciamolo aggiornare. Quindi ho parlato di un po' di dinosauri, ma più che altro sull'acrocantosauro, perché era fatto bene. Terzo, poi lo vedrete nel video stesso. Poi abbiamo come successivo, in seguito ancora, altri due giochi. Quindi sono quattro video oggi, più questo quinto. Però il quarto è, il terzo è che esce, Soul Calibur 6. Sì, l'ho comprato e spiego pure cosa, perché mi è convenuto prenderla e cose varie, perché lo spiego, perché ho fatto, non sapevo se prende Tekken 7 o Soul Calibur, poi ho scelto Soul Calibur, lo spiego il perché.
Ultima cosa, Dead or Alive 6. Lo so che mo i maschi subito, oddio, voglio vederlo. Con calma, state buoni, buoni, buoni a cucci. Però tranquilli che non mostro niente di particolare. Però voglio mostrare skin, i costumi che ho comprato dedicato a eventi e cose varie. Quindi anche a Natale usciranno skin dedicate a tema. Prenderò qualcuno, sì, perché adoro alternare le skin di personaggi. Però a volte dimentico che alcuni ne hanno troppo pochi, altri troppo. Quindi devo alternarli ogni tanto. E ve l'ho fatto vedere in questo gameplay di tutti i personaggi solo femminili. La prossima volta anche maschili, dai, lo ammetto, promesso, va bene? Detto questo, su Soul Calibur invece vedrete i miei personaggi realizzati, qualche gameplay, dinamica di gioco, che pure comunque è sfizioso, eh. Dead or Alive pure, vabbè, dinamica di gioco, skin, soprattutto skin e costumi. Quello che devo sbloccare, giustamente, una cosa che dura pure più di tutti gli altri video, dura 41 minuti. E praticamente sto mettendo tutti i giochi di picchiaduro, ma uno mi dirà, allora non hai fatto video su Mortal Kombat? No, già l'ho fatto ieri. E il prossimo video sarà solo su Sindel, quindi ecco che ho detto, da ora in poi, fra qualche giorno, io non farò video, proprio perché le novità usciranno tra 3-4 giorni, tra 5, quindi questi video accettateli proprio perché... Giusto per ricompensare le assenze di video nei futuri giorni. Già ve lo dico, già vi avviso. Poi sono pure contento perché ho visto il trailer di Sonic, finalmente, che è uscito che hanno detto a febbraio 2020 uscirà. Però ho risistemato quel Sonic, finalmente, bello, venuto benissimo, ve lo consiglio, andate a vedere il video. Più sono contento pure per il trailer di Scooby-Doo, l'animazione, fatto pure molto bene, sono curioso delle origini di Scooby-Doo. E molto bella animazione per fortuna, animazione per fortuna. Bene, basta che non vediamo Shaggy Super Saiyan e tutto va bene. Poi altra cosa e ultimo, niente, questi sono i video che vedrete e niente. Poi altri gameplay, vabbè, saranno questi. Planet Zoo ancora niente, con calma perché là devo studiarmela ancora prima di fare un bel video. Voglio fare un mezzo documentario alla fine dei conti, raga, quindi o mezzo, attenzione, non esageriamo. Se parlo che so di rettili, vi faccio vedere tutti, buona parte rettili. Vi faccio vedere la differenza di iguane con quell'altra iguana. Vi faccio vedere, che ne so, un altro esempio banale sono i serpenti. Vi faccio vedere tipologie di serpenti, stessa cosa. Vi faccio vedere i coccodrilli. Ci sono vari tipi di versioni, quindi vi spiego il perché. Tutte queste cose qui, insomma, senza andare sull'esagerazione. Bene, ragazzi. Io vi saluto, questo video deve uscire per forza prima di quell'altro che vi ho detto, che sta in fase ancora di caricamento o di elaborazione. Quindi, detto questo, qui Delta 28, al prossimo video, direttamente, uscirà tutti oggi praticamente, 4 video, 4, quindi dove stesse contenti. E niente, prossimamente anche Battlefront 2 con nuovi aggiornamenti, tante cose, raga, tante cose, tante cose. E niente, qui dal 38 passo e chiudo.